Ultimo, ma non ultimo, come si dice, Pierluca Santoro porta un contributo fondamentale per ragionare di queste cose, perché lui è il commerciale. Allora, noi Già sapevo. abbiamo parlato spesso, anche stamattina, di come sia, come dire, il controllo sia esercitato proprio da chi usa gli algoritmi per fare business. Quindi noi dobbiamo essere coscienti, consapevoli anche da questo punto di vista, perché è lì che succede qualcosa. E per introdurre l'intervento di Pierluca, io ho preso questa slide che abbiamo costruito noi da un articolo che è uscito su Repubblica giovedì. In particolare, questo è un grande cavallo di battaglia di Pierluca, si parla di gamification, lui è uno degli esperti italiani di questa cosa, ma in questo caso la gamification è un modo per sfruttare le persone e invece potrebbe essere una grande risorsa. Pierluca. Buongiorno, bentrovati, sarò breve così non vi porto per sfinimento all'orario di pranzo. Gamification è una delle tante cose di cui mi occupo che non interessano a nessuno in Italia. Tornando a noi, io sinceramente, rispetto alle tantissime cose di grande interesse che sono state dette da tutti coloro che mi hanno preceduto, mi sento di dire fondamentalmente due cose. La prima è che in realtà, personalmente, io sono molto più preoccupato di vivere in un paese dove ancora oggi il 50% circa della popolazione non usa la rete, dove abbiamo un livello di alfabetizzazione digitale che è fra i più bassi in Europa, se non nel mondo. E questo è un gravissimo problema di arretratezza per il nostro paese. L'altra cosa complessivamente che mi sento di dire è che effettivamente purtroppo nella formazione, che sia formazione di base o che sia formazione post experience, quindi formazione a coloro che già hanno un'esperienza più o meno consolidata lavorativa, la formazione è fatta delle mitiche, consentitemi la battuta, 3C: conoscenza, competenze e comportamenti. Come giustamente veniva detto, oggi, ma non da oggi, da anni ormai, il grande accento viene posto sulla parte di competenza, di capacità di applicazione e quindi appunto, come veniva detto, del saper fare, che è sicuramente, come dire, utile e necessario, ma che non può essere l'unica base di riferimento. Tornando a noi e nella massima sintesi possibile, come promesso, giocando il ruolo del cattivo. Allora, ci sono due aspetti. Parliamo di big data e quando parliamo di big data, secondo me il punto, come dire, di svolta sta fra dati strutturati e dati non strutturati, perché la business intelligence è una cosa che esiste da quando avevo ancora i capelli, dai tempi delle guerre puniche, no? E si faceva e si fa prevalentemente tutt'oggi con dati strutturati. Qual è il grande cambiamento? Il grande cambiamento è che attraverso i social, fondamentalmente attraverso la rete e in particolare attraverso i social, c'è modo di raccogliere dati non strutturati e di provare a dargli un senso, senso che poi è molto difficile da dare perché, come ci veniva spiegato dal professor Rasetti, in realtà subentra tutta la parte della semantica dove andare a lavorare non c'è nessuna.
macchina che sia in grado di farlo attualmente. Il professore dice che non lo sarà mai, io spero che si sbagli, però questo è il dato di fatto. Quindi in realtà stiamo parlando di dati quantitativi e di un basso livello di conoscenza invece per quanto riguarda tutta l'area dei dati qualitativi. Quindi questo secondo me è da tenere presente nella grande paura del grande fratello che ci dominerà. L'altro aspetto è che oggi è sempre più quella che era l'immagine di marca, la brand image, come dicono quelli che hanno studiato, è sempre più sostituita dalla brand reputation, dalla reputazione della marca. Allora, io credo che un'impresa che vuole stare sul mercato oggi e nel futuro debba assolutamente approfittare dell'opportunità di raccolta dei dati che ci sono. Anzi, visto che purtroppo ho l'insana passione di occuparmi anche dei modelli di business dei giornali, è una delle cose che provo a spiegare inutilmente come la gamification agli editori da qualche anno a qualche parte, che se i social li usassero per raccogliere i dati anziché per provare a dragare traffico con signorine, con farfalline e cosucce varie che mettono sui social, probabilmente farebbero meglio figura e anche più soldi. Tornando a noi, quindi le aziende fanno bene a provare, siamo ancora, come dire, agli albori, ci saranno 50 aziende in Italia che sono in grado di farlo, 150 che stanno pensando a come riuscire a farlo, 1000 che ne hanno sentito parlare e gli altri che non sanno neanche di cosa stiamo parlando noi a questo tavolo. Quindi anche qui diamo una dimensione a tutto questo fenomeno. Ci ho detto, quelli che lo stanno facendo e quelli che stanno pensando di farlo, secondo me fanno assolutamente bene a pensare di farlo, e credo che se vorranno farlo bene fino in fondo lo faranno per cosa? Per raggiungere un rapporto di simbiosi con il proprio pubblico di riferimento, con i segmenti di pubblico, no? Passiamo da potete avere una qualunque auto purché sia nera, la famosa frase, no? Della Ford T, no? Dove ovviamente il modello era prevalenza dell'offerta sulla domanda. Vuoi una macchina? C'è nera, se no vai in bici, vai a cavallo, vai come ti pare. A quello che dovrebbe essere, poi anche qua potremmo parlarne per ore, il modello attuale che mette, come si suol dire, il consumatore al centro, ci dobbiamo spostare e ci stiamo spostando e, come dire, le aziende più evolute lo stanno già facendo, a una simbiosi dove c'è coincidenza di interesse fra l'impresa e i suoi stakeholder, compresi ovviamente assolutamente i propri clienti. Credo che possa essere soltanto questa la chiave del successo di un'impresa nel futuro. Infatti, quando mi invitano a parlare di etica del marketing, dico che è un non argomento, perché senza, purtroppo, il marketing, io faccio questo sedicente mestiere da 30 anni della mia vita, e in Italia, ma non solo in Italia, si dice hanno fatto marketing, come dire, no? Speculazione, magheggi, imbroglietti e compagnia cantando. Mentre in realtà, viva Dio, fare marketing è tutt'altra cosa. Vi lascio al vostro pranzo e vi ringrazio del tempo che mi avete dedicato.